Buongiorno a todos, oggi col nuovo amico Alex, siamo a Perrer, a Val Tournanche, affondiamo e proviamo ad andare allo Château des Dames, sperando si apra un po' il meteo perché la visibilità adesso è questa. Qui fidatevi, ma siamo nei pressi della cava e siamo sul sentiero numero 9. Sono queste casette qua. Qui lo so che si vede poco, ma si abbandona il canale di destra, si attraversa la morena, si entra nel canale di sinistra. Canale. Coltelli indispensabili oggi. Però qui si è aperto, lì c'è il Moru e adesso ci infiliamo tutto canali qua, un canale dietro l'altro. Guardate che figata pazzesca, sotto nevica, qua sole, wow, bellissimo. E si continua sul ghiacciaio. Eccola lì la meta di oggi, quello davanti è il bel castelletto Whymper. Ora noi attraverseremo tutto in là, porteremo verso quel cornicione, verso quel colle, dovremo fare il canale diretto per la vetta. Panorami pazzeschi, bellissimo, selvaggio. Si attraversa da lì e ora si va tutto a mezza costa. Eliski al colle Vaufred. So, dovremmo infilarci, sembrerebbe su di qua, qua su dentro, ma c'è il castelletto, vedete, su lì. Però qua è bello ripido, ma stiamo tenendo con gli sci. Gli sci. Adesso stiamo a cercare la strada, stiamo a cercare la strada, adesso si passa qua dietro. Ci siamo, mare di nuvole, fantastico. Su, questa è la via che arriva sulla Valpellina, la vedete, piccolo piccolo bivacchino di cui non ricordo il nome, però bellissimo, guarda com'è arroccato sulla roccetta. Vai dritto. C'è ancora un pezzo di cresta, la vetta è lì, si vede la campana. Château des Dames, giornata, spettacolare, sì. Dalla neve e whiteout a questo, è incredibile. Scendere dallo chateau, le prese con il gendarme. È ben appigliato, eh?
Sì. Poi la delfina. Occhio, un po' di neve. Così sto sci raggiunto. Faccio vedere i canali che abbiamo fatto stamattina per salire. Tutti bellissimi canali larghi, veramente belli. Stamattina siamo arrivati su di qua, poi abbiamo scollinato e abbiamo fatto il canale appena visto. Beccatevi dove siamo passati stamattina, che paradiso, non si vedeva nulla. Qua gli ultimi 400 metri, così cinghialare un po' nel bosco. Ed è finito, Fred. Fine dei giochi. Siamo infilati su lì e poi a sinistra. Ragazzi, peccato che la strada per venire giù non è pulita, altrimenti si partirebbe tranquillamente sci ai piedi. Alla prossima!